Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un altro pezzo della pista ciclabile Corona Verde. Per la precisione si tratta di un segmentino che va da Cafasse fino a Villanova. Non è il percorso ufficiale che trovate sulla mappa, ma bensì un piccolo scantonamento. Molto divertente, molto bello, molto veloce. Ma prima di andare, una dronata a caso. La Stura è un fiume bellissimo, contiene acqua e pietre e puoi farci il bagno. Ma se ci sono le alluvioni, si riempie d'acqua da paura e ranca via ponti, uccide la fauna marina, fa esplodere le piante. Si parte da Cafasse e ci si mette sul primo tratto ufficiale della Corona Verde. Si percorre circa un chilometro e ci si infila poi in un piccolo sentiero, battuto nel tempo da chissà chi, probabilmente da pedoni, corridori o anaconde. Ora anche dalle biciclette. Inizia il divertimento, è tutto in piano e si può andare velocissimi, slucciartolando per le sinuose curve del sentiero. Ma occhio ai rovi, che rischiano di strapparvi i vestiti e le membra. Prestare attenzione anche ai sassi, soprattutto quando il tracciato è bagnato. A questo punto c'è una deviazione. Teniamoci sulla sinistra perché andando a destra si torna sull'asfalto a ridosso dei campi sportivi. Dai, non sono così infame, torniamo indietro e vediamo cosa è successo. Lui è distratto, io ancora di più perché cercavo i coniglietti in mezzo alle frasche. Abbiamo così rischiato il frontale. Per fortuna io ero molto a destra e lui all'ultimo mi ha visto e mi ha evitato. Mai distrarsi, sempre massima attenzione, mi raccomando. Noi due non siamo un esempio da seguire. E da qui inizia ad essere molto pietroso, ma ci sono dei sali e scendi parecchio divertenti. Rovo maledetto, sapevo che sarebbe successo. Ed eccone un altro! E qui abbiamo un simpatico capannello di persone impiegate nella difficile pratica di attraversare un fiume. Ovviamente hanno parcheggiato tutti in mezzo al sentiero. Così si guada, pivelli! Ora però tutto il deretano bagnato, maledizione! Qui la strada si allarga e non è più molto divertente. Secondo bivio, anche in questo caso bisogna tenersi a sinistra e lo spasso ricomincia. E anche su questa tratta un imponente traliccio. Ma soprattutto un leprotto, guardate che bello! Corri, 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 corri! Such a
Poi via nel misto, dove bisogna fare lo slalom tra le rocce, si costeggia una fattoria con immense distese di letame che inebriano l'olfatto. E all'improvviso un avvallamento, si può passare a destra sul ponticello oppure a sinistra ficcandosi nell'avvallamento. Aggiungerei una terza opzione, una rampa che ti proietta direttamente sugli alberi, sarebbe fighissimo. E il segmento termina qui, immettendosi nuovamente sul percorso ufficiale della Corona Verde, che porta poi a Villanova, e si ricongiunge con l'altro pezzo di Corona Verde. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, se volete lasciate un commento, lasciate un like, come dicono tutti i famosi youtuber. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Dalla Corona Verde è tutto, ciao!